Ho iniziato a lavorare abbastanza giovane, intorno ai 20 anni a tempo pieno, però l'attività di famiglia ha sempre coinvolto dentro proprio. La tradizione è un valore fondamentale perché rappresenta l'accumulo dell'esperienza, delle tecniche, delle scelte che hanno avuto successo nel corso del tempo. La tradizione, come disse una volta un grande maestro, come vive adesso? Io ce la metterò tutta perché sia un futuro dignitoso. Il suo nome faceva paura. Felice Maniero. Felice Maniero. Felice Maniero. Il boss della mafia del Brenta. Per 20 anni ha seminato terrore nel Veneto. Era un personaggio che assolutamente non si può ritenere positivo. Nessuna traccia dei banditi che questa notte hanno sbancato il casinò del Lido di Venezia. Felice, siamo stati amici da quando avevo 15 anni. Mi hai chiesto delle cose che non ho potuto fare. Ho capito che tu hai fatto i tuoi interessi. Di perché mi vuoi far pagare anche delle cose che non ho fatto, tipo la droga, quelle cose là. Catturarlo sembrava impossibile. Non posso dire che non mi abbia condizionato la vita. Io ho anche un divorzio per colpa sua. Quando ha cominciato a fare una vita diversa, anch'io ho cominciato a rivivere. Certo che le vittime, non solo il sottoscritto, che si sentano dire: il signor Maniero si è pentito, grazie di tutto, buongiorno. Non mi sembra che sia una soluzione giusta e corretta. Questa è la storia dell'uomo che ha portato la mafia su, al nord. No, cosa dovrei chiedergli? Perché hai fatto questo? Non avrebbe senso. Digli sei un infame? Non avrebbe senso. Gli direi perché è arrivato a tanto. Che oggi come oggi è lui che si mangia le unghie, sono sicuro, perché è lui che si è rovinato la vita. Questa è la storia di Felice Maniero, detto Faccia d'Angelo. Le sputerei in bocca e una testata sui denti da rompergli tutta la dentiera e prenderlo a calci fino a farlo soffocare. E lo farò se lo controllerò. Le strade assolate e deserte. Il bar. La chiesa. Il fiume. Campolongo Maggiore è tutta qui. Un paesino a cavallo tra le province di Venezia e Padova. Un villaggio tagliato a metà dal fiume Brenta e delle sue zanzare. Campolongo Maggiore è uno dei paesetti tipici del Veneto. È un paese che fino agli anni 50 è stato in estrema miseria. Una terra poverissima e dalla fama non proprio speciale. Il detto popolare era: qua si pianta fagioli e cresce criminali. Si piantano fagioli e crescono criminali. Perché la microcriminalità era abbastanza diffusa. Alla fine degli anni 70, in questo lembo di frontiera padana, c'è un gruppo di giovani che non promette niente di buono. Ventenni sfaccendati che i carabinieri di Campolongo tengono d'occhio da tempo. È il classico gruppo di paese che si ritrova attorno a degli interessi comuni, che sono quelli di non lavorare, di fare soldi rapidamente. Il punto di ritrovo della comitiva è il bar Tre Spade di Campolongo. In apparenza sembra un bar come gli altri. Sono giovani sbandati che si aggregano, passano il tempo giocando a carte, facendo incursioni teppistiche di giorno e di notte e dedicandosi a furti. All'infuori di quando che non si andava a fare qualche reato, di sabato sera o si trovavamo in discoteche, dopo come al solito, magari se qualcuno ti guardava male,
veniva fuori che magari si distruggeva mezzo locale per le tronzate, diciamo, per dire. Risse e piccoli furti sono il battesimo criminale dei ragazzacci del bar Tre Spade. I primi furti erano furti di bestiame, furti di salami, furti di che roba là, dopo qui supermercati, dopo con la pelle, tutta quella roba là. Sostanzialmente viene definita dai giornali dell'epoca come una banda di ladri di polli, cioè siamo a un livello criminale molto basso, da paese sostanzialmente. Man mano che i primi colpi vanno a segno senza lasciare tracce, i ragazzacci del bar Tre Spade iniziano ad alzare la posta. Cosa hanno detto? Ha detto fermi tutti, una rapina. Vi hanno minacciato, vi hanno detto che vi ammazzavano? Sì, sì, hanno detto fermi tutti, non vi muovete, se guardate che vi ammazziamo, ammazziamo tutti, hanno detto. In quanto tempo hanno fatto tutto qua? In tutto avrà durato un quarto d'ora, penso. Nel 1979 i furti di salami hanno già lasciato spazio a progetti più ambiziosi. Rapine vere, da delinquenti veri. La rapina è l'elemento fondamentale. Loro nascono come rapinatori. E anche la strutturazione della banda è quella tipica dei rapinatori. Cioè sono divisi in squadrette, loro le chiamano batterie, che si compongono e si scompongono volta per volta, che hanno una loro totale autonomia. Loro in una settimana erano in grado di fare anche 7 rapine in contemporanea. Sono bravi i ragazzi del bar Tre Spade, e sono tanti. Per gli inquirenti è difficile coglierli sul fatto e incastrarli tutti insieme. Ottavio Andrioli è nel giro delle bische clandestine. Antonio Pandolfo ha la fama del picchiatore, mentre Mario Artuso ha esperienze di ricettazione e riciclaggio. Sandro Radetic è un veneziano alto 2 metri che passa per un uomo d'azione. Poi ci sono il topo d'appartamento Gilberto Sorgato e il ricettatore Fausto Donà, amici d'infanzia di un altro frequentatore del bar Tre Spade. Uno che attira particolarmente l'attenzione degli inquirenti. Nel 1979 ha solo 25 anni, ma ne dimostra ancora meno. Per questo lo chiamano Faccia d'Angelo. Nei fatti è quasi incensurato. Il suo vero nome è Felice Maniero. Nella banda del bar Tre Spade, Maniero è uno dei più giovani. Eppure riesce quasi subito a farsi riconoscere come leader. Maniero ha quella determinazione che in un ambiente di malavita conta più di qualche chilo di muscoli. No, quando era da picchiare, picchiava, sì. Sembrava, ma la cattiveria usciva quando c'era, specialmente se può, aveva anche ragione. Non è che si tirava indietro, no? Non scappava via, insomma. Felice Maniero diventa leader sul campo, non ha le caratteristiche fisiche, non ha il physique du rôle, cioè non è grande e grosso, non fa palestra, non è tatuato, non è particolarmente dotato fisicamente, quindi non poteva essere il capo. Diventa capo perché ha una grande abilità organizzativa, la capacità di scegliersi gli uomini giusti che lo riconoscono come capo. E poi un carisma che non ha uguali. Maniero è uno che non si accontenta, mai. È lui l'asso nella manica dei ragazzacci del bar Tre Spade. È lui che li ha fatti passare dal furto di salami alle rapine nelle gioiellerie. Ma non è stata solo la sua ambizione smisurata a trasformare nel giro di pochi anni una banda di ladri di polli in professionisti della malavita. Felice Maniero, detto Faccia d'Angelo, possiede una straordinaria capacità diplomatica e ha stretto alleanze con altre bande che agiscono in diverse zone del Veneto. La banda dei fratelli Maritan, a San Donà. Io ero appena uscito da un'esperienza di un sequestro di persona con omicidio, e innocente, e tremavo un po' a conoscere nuove persone. Maniero stringe alleanze anche col gruppo dei Mestrini sulla terraferma lagunare e con quello dei Giudecchini nel centro storico di Venezia, tra i quali ci sono i fratelli Massimo e Maurizio Rizzi. Io la primissima volta lo vidi con mio fratello Massimo Coradetis. Era venuto giù alla Giudecca per una cosa che adesso non ricordo. Sì, mi sembrava un regolamento di conti, insomma, una cosa del genere. I Maritan a San Donà, i Mestrini sulla terraferma,
i Giudecchini a Venezia. Grazie a queste nuove forze, all'inizio del 1980, la banda del Bar Tre Spade sta diventando una vera organizzazione criminale. L'alleanza guidata da Felice Maniero si insinua nel racket delle bische clandestine e guarda ancora più in alto. C'è una data precisa in cui Maniero e i suoi diventano qualcos'altro. In qualche modo noi segniamo questa data perché diciamo che è il momento del primo salto di qualità. Il momento cioè in cui la banda comincia a capire quali sono i settori nei quali ci si può specializzare. La notte del 10 ottobre del 1980, i ragazzi del Bar Tre Spade diventano un'organizzazione che cambierà la storia criminale di tutto il Nord-Est. La Mala del Brenta. Venezia, 10 ottobre 1980. Sembra una sera come tante nelle calli intorno al casinò di Cave Vendramin. C'è un uomo in smoking, fermo, poco lontano dal portone d'ingresso. A prima vista potrebbe sembrare un cliente, ma quell'uomo non è lì per giocare. Quell'uomo è un cambista. I cambisti del casinò di Venezia prestavano i soldi ai giocatori in difficoltà, perché allora il casinò non aveva un ufficio fidi vero. Prestavano i soldi a un interesse del 10% giornaliero ed è un'attività che sostanzialmente rendeva 150-200 milioni a sera. Era un'attività che era nota alle forze dell'ordine, a tutti noi, anche all'interno della magistratura, però non era un'attività punibile perché si sosteneva per la giurisprudenza dell'epoca che non ci fosse lo stato di bisogno, che era poi l'elemento necessario per poter integrare il delitto di usura. Quell'uomo non lo sa, ma da quella sera il suo lavoro non sarà più lo stesso. Venezia non sarà più la stessa. Vanno lì in una decina e sostanzialmente massacrano di botte i cambisti presenti. Ad uno spengono una sigaretta in un braccio, un altro lo massacrano di botte, insomma, con la violenza impongono la loro presenza. Si chiamò la notte dei cambisti, appunto perché sostanzialmente si capì che c'erano due gruppi contrapposti e quindi gli investigatori all'epoca ebbero l'intuizione che effettivamente qualche cosa stesse cambiando. Per i ragazzi del Bar Tre Spade, la notte dei cambisti non segna solo un salto di qualità criminale. Adesso che controllano il racket del gioco, adesso che hanno in mano i soldi veri, adesso insomma che sono la mala del Brenta, Maniero e i suoi compari si danno una ripulita. Dalla birra allo champagne, dalla Fiat alla Ferrari, dai vestiti del mercatino ai completi di Armani. Stiamo parlando di ventenni già ricchi perché avevano già messo a segno parecchie rapine, quindi avevano già le Ferrari, giravano in Porsche, avevano grande disponibilità di denaro e anche di donne, però era sempre una banda locale. Per Felice Maniero, poi, la Ferrari è una vera fissazione, anche se dicono che guidi malissimo. Era il periodo che hanno cominciato a comprare le Ferrari, no? E dopo Felice, su una settimana addirittura ha distrutto due Ferrari. Perché non era capace di andare in macchina, andava a sbattere, no? Comprava la macchina, poi andava a sbattere. A quell'epoca non era che la Ferrari la trovavi tutti i giorni, capito? Tu andavi su una discoteca, ti vedeva la Ferrari, bastava che aprivi la porta e la ragazzina ti entrava. Ma lui cosa frequentava? Con quei malavitosi che aveva anche a fianco doveva solo andare sulle balene da quattro soldi, capito? E praticamente conosceva quelle ragazze che frequentavano quei locali. Maniero ha anche una passione insospettabile, più adatta a una casalinga di Campolongo che a un malavitoso come lui. E alla
quella sera lui era fissato con Dallas JR. Si immedesimava sto personaggio JR, no? Che era crudele, era così spietato. E tutte le sere sono cazzo sto JR che io non mi piaceva. Cioè io sono piuttosto romantico, sono piuttosto... Faccia d'angelo stupisce sempre. Infatti è l'unico che divora libri in un ambiente dove si legge al massimo la Gazzetta dello Sport. Ma un bamboloto, guarda, una persona, sì. Semplice, tutto un parlare, tutto un gesticolare, tutto che parla grida, perché così, perché colì, si potrebbe fare così, perché... Cioè mi sembra quasi più... Come puoi descriverlo? Un manager di borse, lo chiamerei. Il segreto dell'ambizione e della lucidità di Maniero va ricercato nel suo DNA. Felice Maniero viene da una famiglia di malavita. Lo zio, Renato Maniero, frequentava la banda di Adriano Toninato, un ladro di Campolongo che tra gli anni 50 e 60 aveva fatto molto parlare di sé. Lo chiamavano il Salvatore Giuliano del Brent, perché quando c'era da aiutare i paesani non si tirava mai indietro. La banda di Toninato era diventata famosa in zona perché faceva gli abigeati in macchina, cioè del furto di animali fatto in automobile. È da zio Renato che Maniero impara a maneggiare le pistole e a nascondere le refurtive lungo l'argine del Brent. Era una famiglia che sostanzialmente si arrangiava, ma da quelle parti dobbiamo tenere presente che non era così inusuale che ci fosse un po' di malavita, perché era una zona veramente poverissima. Anche il padre di Felice, Ottorino Maniero, ha frequentato la banda Toninato, che si ritrovava tutti i giorni nella sua trattoria a Bosco di Sacco. Era in qualche modo il baricentro dei traffici non proprio lecitissimi che avvenivano in zona. Con gli affari della trattoria, i furtarelli e gli espedienti vari, Ottorino mantiene Felicetto, l'altra figlia Noretta e la moglie Lucia. È lei, Lucia Carrain, il vero capofamiglia di Casa Maniero. E sarà lei a sorvegliare benevola e complice sull'ascesa criminale di Felice Faccia d'Angelo. Chi odia Felice Maniero dice che lo chiamavano Cotto perché era sempre attaccato alla gonna della madre e quindi con poca autonomia. Chi invece lo ama dice che lo chiamavano così perché in realtà correva dietro a tutte le gonnelle. La mia impressione è che fosse esattamente il contrario, cioè che Maniero dovesse litigare con le donne che gli correvano dietro, cioè era assediato dalle donne. Sono arrivato in compagnia di quattro belle ragazze oggi. No, sono tutte mie sorelle. Abbiamo da fare, abbia pazienza. C'è addirittura chi arriva a dire che Felice Maniero sia la realizzazione di un desiderio della madre. Quel che è certo è che nel 1980 il sogno di Lucia Carrain si è realizzato. A soli 26 anni Felice Maniero è già il malavitoso più importante della Riviera del Brent. Gli amici si adeguano al suo modo di fare da vincente. Un po' campagnoli vestiti a festa, un po' gangster. Questa foto parla da sola. È l'unica immagine di famiglia che esiste della banda. Ci sono tutti. Una bella foto di un gruppo di amici. Vestiti di bianco come Tony Manero nella febbre del sabato sera. Eccoli, i ragazzi di Campolongo, che faranno tutti un sacco di soldi, un sacco di galera, e che nella metà dei casi non arriveranno al 40° compleanno. In questa foto però ci sono ancora tutti e sorridono, giovani, forti e criminali, pronti a spaccare il mondo. Per loro nessuna impresa è impossibile, perché loro sono quelli della Mala del Brenta. Venezia, 1980. Le forze dell'ordine sono in allarme. C'è una nuova organizzazione criminale che sta allungando le mani su Venezia e sul Veneto intero.
Una realtà che da piccoli furti di provincia è riuscita a impadronirsi del gioco d'azzardo in laguna. Si chiama La Mala del Brenta e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Perché il suo capo è Felice Maniero, detto anche Faccia d'Angelo, uno dei criminali più astuti e ambiziosi della storia italiana. luglio 1982, rapina all'Hotel de Ben di Venezia. Fanno irruzione a notte inoltrata dentro il de Ben, c'è solo il portiere di notte, immobilizzano un po' di gente e poi con il piede di porco aprono le cassette di sicurezza e portano via un sacco di roba. 24 ottobre 1982. Svaligiata la stazione ferroviaria di Mestre. È di 755 milioni di lire il bottino della rapina compiuta stamani poco prima dell'alba all'ufficio postale della stazione ferroviaria di Mestre. Nessuna traccia dei banditi che questa notte hanno sbancato in 12 minuti esatti il casinò del Lido di Venezia, rapinando 2 miliardi e mezzo. Tra il 1980 e il 1982 le grandi rapine fanno guadagnare alla Mala del Brenta la stratosferica cifra di 8 miliardi di lire. Arrivano, rubano e scompaiono come fantasmi. La polizia non ha prove per inchiodarli, anche se lo stile delle rapine è ormai diventato un marchio di fabbrica. La convinzione che potesse trattarsi di Maniero e della sua banda era data dalla perfetta organizzazione del colpo. E Maniero era noto che per i particolari aveva una sorta di fissazione. Lo chiamavano manina d'oro, perché dicevano che dove metteva le mani lui era oro. Che tutti volevano andare con lui perché alla fine portavano a casa sempre la pelle e anche i soldi. Il canovaccio, insomma, non si discosta dal rituale di sempre e manifesta chiaramente il perfezionismo, l'arditezza, ma anche la sicurezza di questa ormai ricchissima organizzazione composta, dati i notevoli risultati finora raggiunti, da autentici professionisti. La Mala del Brenta non si fa mancare niente. Entra anche nei sequestri di persona. Qualsiasi posto dove ci siano soldi, arriva la banda in Felice Maniera. Mentre camminavamo, una di queste persone che avevo dietro mi ha puntato la pistola alla nuca e ho sentito che ha armato il cane. Donato Agnoletto è il dirigente di un istituto di vigilanza che trasporta valori su furgoni blindati. Un giorno, travestiti da finanzieri, quelli della Mala del Brenta si presentano a casa sua e lo portano via con moglie e figlia. L'agguato è avvenuto nella centralissima via Poerio di Mestre. Poi, una volta in macchina, la corsa fino a Marghera. Lì, vicino ad un cascinale abbandonato, li hanno fatti scendere e mentre uno di loro teneva a bada la donna, hanno consegnato il marito ad altri quattro banditi che lo hanno trascinato via. Io ho preso l'arma, l'ho spostata dalla nuca, quello alla mia sinistra mi ha rifilato un pugno, un calcio, so che mi è arrivato un colpo e sono caduto per terra. Per terra mi sono trovato l'arma presa per la canna. Un'altra persona mi è arrivata e mi ha dato un altro pugno, allora l'ho presa per il fianco, l'ho agganciata, l'ho abbracciata per il fianco e con quest'arma gli ho sparato due colpi sulla pancia. E gli altri, da destra e sinistra, si sono messi a gridare è armato e hanno cominciato a sparare al buio, all'impazzata. Mi sono trovato steso per terra con un'emorragia interna perché alcuni proiettili mi avevano colpito. Trasportato direttamente in sala operatoria all'ospedale di Mestre, l'Agnoletto ha subito un lungo intervento operatorio al termine del quale i medici si sono riservati la prognosi. Hanno detto sei stato miracolato proprio perché le condizioni. Quelli di Maniero sono senza scrupoli e senza pietà, ma i rapimenti non sono in cima alla lista della Mala del Brenta. La regola è questa: sequestri di persone e racket del gioco d'azzardo si fanno per guadagnare soldi. Le rapine per il gusto dell'adrenalina e per dimostrare a se stessi e agli altri quanto si è bravi e coraggiosi. È come avere un rapporto sessuale. Lui era finito il rapporto, lui si rilassava, bastava. Era proprio il suo godimento. Lui lo prendeva come un godimento alla rapina.
È passato poco più di un anno dalle clamorose rapine al The Band di Venezia e alla stazione di Mestre. Ma quello che la banda Maniero mette in scena nella notte del 1 dicembre 1983 all'aeroporto Marco Polo di Venezia è pura epica criminale. La serata non è stata scelta a caso. Maniero e i suoi sanno che dallo scalo veneziano è prevista la partenza di un aereo che trasporta in Germania l'oro degli artigiani vicentini. 170 kg in collane, anelli, bracciali e orecchini. In pochi minuti la banda è già fuori, nel parcheggio. Rubano un vecchio furgoncino di servizio e partono a razzo. Ritrovato tra Padova e Mestre, il furgone usato ieri pomeriggio dai 7 uomini d'oro che hanno rapinato 3 miliardi di gioielli all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Erano talmente ben informati sugli orari e gli spostamenti del personale che hanno avuto tutto il tempo di caricare il bottino su 3 vetture dell'aeroporto, parcheggiate addirittura dentro lo scalo. È quasi certo comunque che la rapina è opera di super professionisti. Tutti le dritte le aveva lui. Cioè, non erano colpi fatti a caso, erano colpi già tutti spiegati bene da chi sapeva il tragitto, quanti soldi c'era. Non è mai andato un colpo a vuoto, che al posto di 2 miliardi ha trovato 100 milioni. C'erano 2 miliardi. A distanza di tempo sappiamo che poi avevano appuntamento a casa di uno che ha fuso immediatamente l'oro mentre loro tornavano nella zona della Riviera del Brenta, e poi l'oro viene messo in commercio. Per la banda di Maniero questo colpo è un vero capolavoro. Per gli inquirenti invece un rompicapo sempre più difficile. Noi non abbiamo mai avuto prova certa di chi avesse commesso queste rapine, anche se eravamo convinti che fossero opera della banda di Maniero. Qualche voce o qualche confidenza raccolta dalla polizia poteva costruire come la base, il punto di partenza di un'indagine, ma poi ovviamente bisogna arrivare al concreto e prove non ne sono mai state raccolte. Ma non ci sono solo le rapine e il gioco d'azzardo. Il più grande business che gli anni Ottanta possono proporre ad un criminale in ascesa è il narcotraffico. Eppure Maniero ha qualche dubbio se impegnarsi o meno in quest'affare. I vecchi banditi della scuola veneta non avrebbero mai approvato un lavoro così sporco. Ma negli anni Ottanta i tempi di Toninato, di papà Ottorino e zio Renato sono lontani. Maniero non può permettersi certi sentimentalismi. Il narcotraffico è un'opportunità irrinunciabile. Che Maniero la prima volta ci ha anche rimesso, perché la vendevano così com'è e poi le sembravano venderla sta polvere a tutti questi soldi, diciamo. Mi vergogno, io faceva a chiedere tutti questi soldi di questa roba qua. Dopo, quando gli ha visto il secondo chilo eccetera, ha detto no, un momento. Ma sono sempre stato contrario, insomma, non è una cosa che poi, cioè, piuttosto rischiavo la vita andare decimo piano per le grondaie o per i cosi a fare un furto che non fa a vendere per 10 grammi di droga. C'è chi è favorevole ad iniziare lo smercio della droga e chi è contrario. Diciamo che poi tutti si lasciano convincere dal guadagno facile. Tenga presente che un chilo di eroina all'epoca pagato sui 40 milioni, col primo taglio al 50%, con il quale veniva trasferito a quelli che erano gli immediati distributori, diciamo, della droga, già fruttava un guadagno del doppio. In fin dei conti, che cosa fa la differenza tra un semplice criminale e un vero capo? È la capacità di programmare, di vedere sempre un chilometro davanti al proprio naso. Felicetto Maniero ha questo talento. Inizia con mezzo chilo, un chilo al mese, e di lì un po' alla volta, con il progredire dei clienti, si è esteso il mercato fino ad arrivare ai 40 kg bimestrali o trimestrali degli ultimi tempi, intorno agli anni 85, 86, 87. Tradotti in lire, questi chili fruttano all'organizzazione un guadagno di circa 3 miliardi l'anno. Ma droga significa criminalità super organizzata, e Maniero è maestro nell'orchestrare rapporti con altre realtà malavitose. In Veneto i mafiosi sono di casa. Dal Padovano a Venezia, da Mestre alla Marca Trevigiana,
non si contano i picciotti spediti al soggiorno obbligato. Sono loro a introdurlo nel salotto buono della droga. Così stringe un patto con la cosca mafiosa della famiglia Fidanzati, direttamente collegata al boss Stefano Bontate. È ovvio che lui si assimila a loro, no? È ovvio che ho trovato l'uova, la gallina alle uova d'oro. Quanto me la fai per dire a 15 al chilo? Perfetto, io ne prendo 35 e ho già preso il triplo sopra. Maniero allaccia relazioni commerciali con tutti, paga quello che deve pagare ai fornitori e divide i guadagni con i gruppi che si spartiscono le piazze di spaccio. Maniero aveva sostanzialmente diviso il territorio in sottozone, chiamiamole così. C'è nella Venezia centro storico, c'erano all'epoca i fratelli Rizzi, poi per quanto riguarda il territorio, la terraferma mestrina, c'erano i cinque mestrini. Nella zona di San Donà c'era Maritan con il fratello e Tonino Guerrieri. Padova e la riviera del Brent le gestiscono direttamente loro, quelli di Maniero. Faccia d'Angelo amministra la holding e tutto procede alla grande. I piccoli gruppi collegati alla mafia del Brent possono lavorare in proprio senza problemi, dalle rapine allo spaccio. Di solito la banda è organizzata in modo piramidale, qualsiasi banda. Invece nel caso di Felice Maniero la banda è organizzata come un grappolo d'uva. Ogni acino è abbastanza indipendente, però fa parte della stessa pianta. Oggi lo si chiamerebbe un franchising. Il meccanismo del franchising, che non ha inventato Felice Maniero, è un'invenzione del capitalismo del Nord-Est, in particolare di Benetton, è quello di dare totale autonomia ai singoli negozi. Nel 1983 Felice Maniero non ha neppure 30 anni, ma ha già tutto il potere e i soldi che vuole. Gli uomini di fiducia Sandro Radetic e Fausto Donà vivono accanto alla villa che il boss si è fatto costruire a Campolongo. Una bella casa con piscina e campo da tennis. Va tutto bene. Fino al passo falso. Felice Maniero, in quel momento, è ricercato per associazione a delinquere. Lui non lo sa ancora, ma le forze dell'ordine gli sono vicinissime. È il 14 maggio 1984. La scena si svolge a Modena, in un ristorante lontano dal centro. Un gruppo di 5 persone sta cenando. Ci sono Felice Maniero e gli amici Sorgato e Carraro, in compagnia di 2 donne. Eravamo là e siamo seduti a mangiare. Dopo l'antipasto di colpo sono alzati tutti dai tavoli, in quelli laterali che abbiamo, erano tutti posizionati. E ho detto, non ti preoccupare che non è rapina, che sono dopo c'era poliziotti di 1 o 2 di Padova e ci hanno arrestato tutti quanti, là ci hanno portato in caserma. Poi il bello è stato quando è arrivata la signora al ristorante, dentro in questura, dovete ancora pagare il conto. Felice Maniero e Gilberto Sorgato vengono arrestati per associazione a delinquere di stampo mafioso e per varie altre rapine. Le manette scattano anche ai polsi di Carraro e delle altre donne in loro compagnia. L'accusa è di favoreggiamento. Per Maniero si aprono le porte del carcere, ma lui non si scompone. Faccia d'Angelo riesce a sfruttare anche il tempo vuoto della prigione. Dietro le sbarre trova il modo di farsi ben volere. Stringe alleanze, rinsalda amicizie. Io in vita mia non ho mai assaggiato il tartufo. La prima volta che l'ho assaggiato perché arrivava a lui. E soprattutto, grazie ai colloqui col cugino Giulio, che lo va a trovare spesso, Maniero continua a imporre il comando sulla banda. Felice Maniero dal carcere gestisce la banda esattamente come se fosse in libertà. È lui che si organizza e che decide tutto, come invia
dal carcere, bigliettini, ordini, informative. Giulio Maniero non ha nessuna autonomia, non può decidere assolutamente nulla, nemmeno il colore delle sue mutande. Nel 1987 Felice Maniero viene trasferito nel carcere marchigiano di Fossombrone. Quando io arrivo a Fossombrone mi avvicinano un paio di persone, tra queste Maniero, e mi dicono: guarda che qui stiamo lavorando a un progetto. Il progetto è quello di far scavare un tunnel nelle fondamenta del vecchio carcere. Il 16 dicembre del 1987 tutto è pronto per la fuga. Sono le 17, pieno inverno, pochi giorni a Natale. Felice Maniero e il brigatista Giuseppe Di Cecco entrano in azione. Quando si è fatto l'ultimo raccordo, si è forato l'ultimo raccordo, lì ci doveva essere un segnale, un pacchetto di sigarette. A quel punto siamo potuti andare. La guardia, anche se era distante un 70-80 metri, però la guardia ha visto. Mi è scattato l'allarme che noi ancora dovevamo infilarci dentro il buco. I due, ad un segnale preciso dall'esterno, si sono introdotti in un tombino della vecchia rete fognaria che parte dal cortile interno. Il percorso nel cunicolo nausebondo era stato già predisposto da complici al lavoro da alcuni giorni. Rinvenuti un saccapelo, pile, bombole di gas e arnesi vari, usati per aprire varchi nelle vecchie mura a fianco delle pareti di cemento armato costruite proprio per evitare fughe. La certezza di essere riusciti non è stata neanche allo sbocco, perché sentivo ancora le voci dei carabinieri che ce l'aveva a 5 metri di distanza. Solo quando la macchina dei complici li recupera sulle rive del fiume, Di Cecco e Maniero capiscono di avercela fatta. Ero talmente eccitato in quel momento che riesco a vedere solo davanti a me la strada che si apre in continuazione. Il capolavoro è riuscito. Com'è stato possibile? E anche questo dimostra la capacità di Maniero, perché come è riuscito lui a sapere che da quel punto ci poteva essere una via di fuga? Da latitante Maniero potrebbe scomparire per sempre, magari in Costa Rica, dove ha investito miliardi. Ma Faccia d'Angelo non può allontanarsi troppo dal nord-est, perché gli affari vanno seguiti da vicino. Maniero si sposta usando documenti falsi assolutamente perfetti, a prova di carabiniere. Lui era evaso da Fossombrone, siamo stati fermati a Verona, siamo stati fermati, viene là. E ci prendono i documenti di tutti e due e vedo che lo prendono per un braccio e lo portano via. Lo hanno scoperto. Torna e mi fa: lo sai cosa mi ha detto? Cosa ti ha detto? Lei che è una persona per bene, perché va via con quel pregiudicato? Eppure, nell'agosto del 1988, 9 mesi dopo la fuga da Fossombrone, Maniero viene arrestato a Chiasso, in Svizzera. Appena arriva la notizia in redazione che è stato arrestato Felice Maniero, come al solito chiamo a casa di Felice per parlare con sua madre, e lei, prima ancora che io le spieghi perché la sto chiamando, sbotta e dice: io cacco pa, lo hanno ucciso. E io dico: no, signor, non si preoccupi, li hanno arrestato. Ah, per fortuna. Quei mesi di libertà però sono bastati al boss per riprendere in mano le redini della banda e per conoscere una persona che si rivelerà per lui fondamentale, il suo nuovo avvocato, Enrico Vandelli. Nasco come un avvocato politico, tra virgolette, chiaramente, nel senso che mi occupo essenzialmente appunto di processi che riguardano l'autonomia, le Brigate Rosse, Prima Linea, i Cocorì e via dicendo. L'avvocato Vandelli è bravo. Grazie a una scappatoia legale riesce a far scarcerare il suo nuovo cliente in pochi mesi e a fargli ottenere gli arresti domiciliari a Campolongo.
Senti, scusa, mi dispiace. Niente. Non ho niente. Sono contento, sì. Per cui Felice Maniero esce dal carcere e quindi lui ritorna a Campolongo Maggiore. La collaborazione tra Maniero e il suo nuovo avvocato è strettissima e continua. Tende a coinvolgere gli altri in maniera totalizzante. Tutte le domeniche sera mi telefona a casa dopo la domenica sportiva. Lui era un tifoso della Juventus, per commentare la giornata calcistica. All'inizio ho pensato che fosse un suo modo di essere. Col senno di poi dico è una tecnica di coinvolgimento che lui ha sempre usato con molte, molte persone. Quella proprio di coinvolgerti e quindi di arrivare a un punto in cui dire di no diventa quasi impossibile. L'avvocato Vandelli è parte organica della banda e alla banda non serve un avvocato. A Felice Maniero non serve un avvocato. Lui conosce perfettamente il codice penale, il codice di procedura penale meglio del suo avvocato. È lui che ricorda all'avvocato le scadenze, che ricorda quando vanno fatte le istanze, come si devono preparare, come ci si deve comportare in tribunale. Il rapporto fra un malavitoso di quel calibro e il suo avvocato è come tra un datore di lavoro e un suo dipendente. Perché so che è facile dirsi dopo, avrei dovuto andare dal giudice e raccontargli questa storia, ma forse poi sarei stato un uomo morto probabilmente. I timori di Vandelli sono fondati. Per Felicetto esiste una sola regola: chi sbaglia muore. Nella mala del Brenta la parola amicizia viene spesa sempre più raramente. Tra vecchi amici e antichi alleati volano solo pallottole e tradimenti. Nel corso degli anni Ottanta i ragazzi di Campolongo Maggiore diventano un'organizzazione criminale a tutti gli effetti. La prima mafia del nord, la mala del Brenta. Anche il loro capo, Felice Maniero, è cambiato. Ora è un boss che programma colpi sensazionali e fughe spettacolari. Ma come un vero boss, Maniero non ammette errori. Chi sbaglia finisce male. Molto male. Già all'inizio del 1982 viene ritrovato sul fondo del Brenta Gianni Barizza, uno dei primi maestri che Maniero aveva avuto come apprendista criminale. Gianni Barizza viene fatto fuori perché è il ricettatore della banda. A un certo punto Barizza decide di tenerci una parte, è uno sgarro che non può essere tollerato. A giugno del 1983, Ottavio Andrioli, il cassiere della banda, è freddato durante un coca party ad Eraclea. Andrioli venne ammazzato perché sostanzialmente voleva contrastare la leadership che Maniero già iniziava a pretendere da parte di tutti coloro che lavoravano con lui. Dall'inizio del 1984 non si hanno più notizie anche di Sandro Radetic, il veneziano alto 2 metri che Maniero aveva sempre considerato come l'uomo d'azione più affidabile. Radetic capisce perché è scomparso, era molto scomodo a loro e quindi lui era un personaggio che non potevano tirare su come una marionetta per i fili, era lui che li tirava su per i fili loro. Quelli che prendevano i soldi dai cambisti di Venezia erano, e ora all'inizio erano Barisa Gianni, Andrioli Ottavio, Sandro Radici che c'era, che era Sandro Radici che è fatalità, questi sono morti tutti. Per questo qua prendeva 50 milioni al mese che doveva dividere con loro 4, 5, questi sono morti tutti. Per questi 50 milioni li prendeva solo lui nel casino, i soldi erano rimasti suoi dopo. Questo è l'unico, perché non c'è più, non c'è spiegazioni. Sempre nel 1984 scompare anche Zeno Bertin, detto Richitina. E nel 1986 il corpo di Stefano Carraro e della sua fidanzata vengono ritrovati nel letto di casa, crivellati da colpi di pistola.
Perché tutti questi morti? Felice Maniero è l'amministratore delegato di una società che si occupa di rapine, di qualche volta di estorsioni, ma poco, sempre dello spaccio di eroina. Quindi è una società per male azioni, ma il capo è uno. È come un grappolo d'uva, resta il fatto che chi tiene in mano questo grappolo d'uva è Felice Maniero e tutti rispondono a lui. Felice è cambiato, dicono in giro. È diventato più cattivo. Gli amici di Campolongo ricordano una festa in piscina nella villa di Maniero. Tanta allegria, tanto champagne, qualche riga di cocaina e cinque ragazze arrivate da un nightclub della zona per animare la serata. Secondo Maniero, una delle ragazze non si dimostra abbastanza disponibile e così, in preda a un raptus, cerca di annegarla davanti a tutti. E la buttata in piscina, l'ha tenuta con la testa sotto acqua, io ero in fianco, ho fatto Felice, vuoi farmi andare in galera? Ho detto, questa bisogna annegarla, perché ti vedi che testa da cazzo che ha. Quella volta là, oh, Dio, sei proprio, ora, fra di me, dicevo, questo qua è proprio matto, questo qua. E lui pretendeva che questa qua magari si mettesse là e facesse l'amore con tutti quanti, no? Insomma, infine, ho detto, adesso le porto a casa, mi ha proibito di portarle a casa. Questa tutta bagnata, vai a casa a piedi fino a Padova. Quella volta là ho visto sua madre di Felice che era un po' preoccupata perché lei ha sentito questa baraonda qua, questa ragazza, che diceva, ma Felice cosa fai? Sei diventato matto, queste cose qua. Dicono che a cambiarlo sia stata la frequentazione con i siciliani che gli hanno aperto le strade del narcotraffico. Da qualche racconto è emerso che Maniero negli ultimi tempi aveva assunto quell'atteggiamento, chiamiamolo tra virgolette da padrino, nel senso che parlava poco, non era più guascone nel senso di molto espansivo come era stato nel passato, meditava, ci ripensava, avrebbe dato una risposta e fatti di questo genere. Maniero è diventato davvero un boss. Dal 1990 al 1993 è libero di amministrare i suoi affari chiuso nel bunker di Campolongo, dove è obbligato al domicilio coatto. La polizia cerca di non perderlo di vista, ma molta gente è pronta ad aiutarlo. Per me è stato rovinato solo da giornalisti, stampa e tutto quello che segue. Chi mette dentro magistrati e politici forse andiamo meglio qua in Italia. Ma Felice Maniero è un boss della mafia? Non lo so. Se secondo quello che avevo sentito dire, secondo noi è un buon uomo, secondo me. È più furbo degli altri. Ma ti piace o no, come persona? Sì, mi piace come persona. Forse si è comportato anche meglio di tanta altra gente qua. Ha preso in giro anche il governo. Un amico che fa carità ai poveri, è amico di tutti. È vero che lui d'estate fa fare il bagno ai bambini handicappati del paese dentro la sua villa? Quando vedi i bambini che vengono qua e che dicevano Felice, possiamo venire a fare il bagno? E lui, ma sì, venite quando volete, cosa me ne frega, a me quando è aperto. Ma non figli di gente, di delinquenti, come dire, noi altri, figli di persone normali che abitavano attorno là. Allora veniva fuori sua madre, portava i gelati ai ragazzi, lei, ma state attenti. Allora magari si riprendeva, e diceva, stai attento che magari i bambini non si facciano male. Sì, allora Felice diceva, sì, ma noi facciamo anche i bagnini oltretutto qua. Lui poteva contare su una rete praticamente infinita di aiuti, cioè i garage che venivano utilizzati per nascondere la macchina rubata che poi veniva usata per una rapina, gli appartamenti che venivano utilizzati dopo le rapine per nascondersi, erano tutti là attorno ed era tutta roba gestita da gente normale. Cioè era la signora Maria Rossi che arrotondava il budget di casa dando in affitto il garage che Maniero utilizzava per tenere i Kalashnikov. Non era un appartenente alla banda, era una persona qualsiasi. Maniero si sente il mondo in mano, ma proprio per questo vive nella paranoia continua che qualcuno o qualcosa possa fermarlo. Qualcosa come il tumore allo stomaco che si è portato via suo padre. Era sempre convinto di averci un cancro, lui è sempre stato convinto. Mangiava mele in continuazione perché gli avevano detto che probabilmente aiutava contro il cancro allo stomaco. Faccia d'angelo e ipocondriaco da sempre.
ma in certi periodi arriva a sfiorare la mania patologica. Tu non potevi più entrare a casa sua se non ti disinfettavi. Lui aveva messo delle macchinari nell'entrata di casa. Era uscito con della mania che è dei virus, dei bacilli, di tutte queste robe. È stato anche ricoverato a Paolo. Allora dovevi toglierti le scarpe, dovevi disinfettarti, non potevi toccare una roba. E io, vedendo una roba così, avevo parlato con quelli di Mestre. Dico, ragazzi, ma guardate che questo è malato, dico, sta andando via di testa. Maniero ormai si fida solo della madre. Lo sguardo di sua mamma, una donna di poche parole, era molto più penetrante del suo sguardo quando era arrabbiato. Se si parlava di una determinata persona e lei lo guardava in malo modo, dallo sguardo di sua mamma si capiva se quello poteva continuare a far parte della banda o se quello era da sotterrare. Fino al 1995 vive stabilmente in casa con sua madre e le due camere da letto sono contigue, cioè nello stesso corridoio, quindi è un legame che dovrebbe essere indagato da psicologi, non da cronisti. All'inizio degli anni 90 l'organizzazione guidata da Felice Maniero vanta tra i 400 e i 500 affiliati. La fortuna personale di Felicetto può essere calcolata in una cifra che supera i 100 miliardi di lire di liquidità. È come un re, al massimo del suo splendore. Eppure c'è qualcuno che si è messo in testa di fargli cadere la corona. Negli anni 90 Felice Maniero è al culmine della carriera criminale. Rapine, droga e gioco d'azzardo l'hanno reso miliardario, ma anche il suo potere è immenso. La Mala del Brenta è un'organizzazione diffusissima, la prima mafia del nord. Impossibile in quegli anni fare il criminale senza pagare il conto a Felice Maniero. Ma qualcuno si è stancato. Sono i fratelli Rizzi, anche conosciuti come i Giudecchini. Gli storici alleati che governano il centro storico di Venezia si sono stancati di abbassare la testa davanti a Maniero. A me non mi è stato mai imposto da lui o dagli altri di dirmi non vai a fare la rapina al Casinova. Io ci vado. Chi sei tu? Sono a casa mia. Io ci vado. Non vedo il modo all'epoca che io o i miei fratelli o altri personaggi avessero questo gran bisogno di questa persona colonna portante, il re dei re, il boss dei boss, di che cosa? Tutte le persone che si accomunavano, cioè Maniero, cioè Felice, tutti paura perché guarda che ti ammazza, guarda che così, guarda che colì. Ma perché hanno tirato su un mito? Ma oggi, ma anche prima, ma chi eri, cos'eri? Eri uno come di noi, né più né di meno. In Laguna sta per scoppiare una guerra. Faccia d'Angelo e i Mestrini da una parte, i fratelli Rizzi dall'altra.